Buongiorno a tutti, mi sentite vero? Ecco, Sì. sono il dottor Max che oggi vi parla da Zanzibar. Sono al 27, caffè, ristorante, hotel di Stone Town. Questo ristorante dove noi veniamo. Quando sono qui in linea di massima vengo sempre qua, fa colazione, pranzo, qualche volta anche la cena, è gestito dal console onorario Stefano Todisco ed è un po' adesso, diciamo, il punto di ritrovo nostro e sono degli amici che mi vengono a trovare quando veniamo qua a Zanzibar. Io ricordo che non abito qui, abito a Dar es Salaam, in una zona a sud del porto che si chiama Mujuena. La mia località si chiama Mujuena. Bene, allora, dunque, oggi non ho preparato niente di particolare, sono venuto qua per visitare anche delle terre a disposizione, delle proprietà. Sto lavorando insomma, abbastanza nel cercare di reperire delle cose che possono anche essere interessanti dal punto di vista dell'investimento per degli amici che mi sono già venuti a trovare. Ed è abbastanza complesso, se volete poi vi spiego anche perché successivamente. Comunque, oggi si parla di oro e quindi dobbiamo concentrarci sul discorso oro. Io lascerei la parola al dottor Manca per una breve presentazione di Ovesta. Prego, Walter. Grazie Max, buongiorno a tutti, io sono Walter Manca, collaboro con Ovesta dal 2013, dal 2018 mi occupo ufficialmente e formalmente dell'assistenza a tutti i clienti in Italia di Ovesta e la presentazione del servizio è presto fatta, nel senso che Ovesta è un'azienda germanica che dal 2009 ha pensato di mettere insieme un servizio che permetta a chiunque di accedere al mirabolante mondo dei metalli preziosi mediante piani di accumulo. Questa è stata la sua missione iniziale e questo veramente è alla portata di tutti perché ci sono tre tipi di depositi come piani di accumulo e il più piccolo parte da 25 euro di rata, che è libera, non ci sono vincoli di tempo, non ci sono modalità obbligatorie per costituirsi il proprio patrimonio in metalli preziosi, che sono oro, argento, platino e palladio. Questi tre depositi ovviamente variano a seconda dell'obiettivo che il cliente di Ovesta si pone, che può essere 10, 20 o 30 mila euro come obiettivo futuro. Poi invece per chi dispone già di un capitale a partire dai 25-30 mila euro c'è una tariffa chiamata una tantum che si chiama Royal Class che permette acquisti così spot. Ovviamente maggiore è l'importo al quale si vuole arrivare, la somma di deposito che si vuole raggiungere e minore è il costo al grammo che propone Ovesta. Ovesta nel proporre questo sistema ha pensato proprio a tutto, cioè i problemi che si possono avere nell'acquisto di metalli preziosi riguardano prima di tutto la sicurezza che quello che si acquista sia oro veramente. E da questo punto di vista Ovesta è nel circolo d'élite dell'oro al mondo che si chiama Good Delivery, è uno standard di qualità che garantisce la purezza del metallo. Per essere accreditati a questo standard bisogna avere determinati requisiti e ovviamente questi requisiti sono di per sé la garanzia di sicurezza e di bontà dell'azienda. Quindi numero uno assolutamente è una prima fase di chi si approccia ai metalli preziosi. È risolta, cioè quella dell'acquisto. Poi c'è la custodia. Ovesta offre custodia massima sicurezza garantita al 100% nei depositi della Brinks principalmente, ma ci sono anche Loomis e altri depositi che
che sono garantiti al 100%. Ovviamente il cliente può, a un certo punto, man mano che accumula grammatura di metalli preziosi, volere un lingotto a casa. Ovesta ha risolto anche questo problema perché fornisce nelle pezzature a partire da 1 grammo fino a 1 chilo, nella pezzatura che il cliente decide e desidera, gli invia a casa o dove vuole il lingottino che ha per la grammatura che ha nel deposito. Altro aspetto molto importante, se uno acquista un lingotto da 100 grammi, e però ha bisogno a un certo punto di 1.000 euro, non può tagliare il lingottino, deve venderlo completamente. Quindi anche la vendita, trovare chi lo acquista a un prezzo adeguato è un'altra difficoltà che un cliente normale potrebbe incontrare. Con Ovesta non c'è questo problema perché nel contratto di deposito a Ovesta si obbliga al riacquisto. Quindi basta semplicemente con un clic, c'è un portale per ogni cliente dal quale il cliente 24 ore al giorno ha l'accesso ai propri dati e negli orari di contrattazione, cioè dalle 8:30 alle 17:30, può dare online anche l'ordine di vendita e quindi dopo 1 giorno, massimo 2, ha quei soldi sul suo conto corrente. Quindi Ovest ha messo in piedi un servizio che è veramente ad altissimo livello, che risolve tutte le necessità di chi si avvicina al mondo dei metalli preziosi e lo fa a partire da frazioni di grammi, perché se pensate che il piano di acquisto, il piano di accumulo più piccolo, che è la tariffa Smart, parte da 25 euro di trattamento. Capite che 25 euro non è neanche 1 grammo d'oro, quindi si va a frazioni di grammi e la gestione di tutto questo ovviamente ha comportato per Ovesta degli investimenti molto importanti già dall'inizio, l'adeguamento del servizio, la sicurezza del portale e tutto quanto. Quindi assolutamente è un'azienda pluripremiata, in Germania viene fatto direi annualmente, ma comunque periodicamente, una verifica delle aziende, dei commercianti di metalli preziosi, di quelli che offrono i piani di accumulo, di quelli che offrono lo stoccaggio, e in tutti questi ambiti Ovesta risulta sempre al vertice, è la migliore direi in assoluto. Direi che la carrellata è stata veloce ma completa. Se ci sono domande, sono volentieri a disposizione. Ricordo che la consulenza è assolutamente gratuita e tramite il dottor Max o direttamente contattando me potete avere il contatto individuale. Ci sono domande? Mi sentite? Sì, prego Eliana. Sì. Volevo chiedere quindi per avere diciamo una chiarezza rispetto ai costi, bisogna parlare già direttamente di quantità perché mi pare di capire che cambia. Io diciamo nel mio caso sto parlando di come si chiama? Aspetta, avete Brinks. detto Royal No, Club, acquisti Royal spot. Class. Di acquisti spot, no? Sì. E quindi per sapere i costi bisogna, come dire, fare un vero e proprio preventivo in base alla quantità, perché mi pare di aver capito che Esatto. cambia il costo in base alla quantità acquistata, giusto? Quindi voi non avete Esattamente. una cosa fissa, insomma, un tot al grammo oppure una percentuale, dipende dalla No, quantità. esattamente, anche dal tipo di deposito, perché ci sono i piani di accumulo che sono le tariffe Smart, Business e Premium, e invece l'acquisto cosiddetto una tantum, che è la Royal Class, che formalmente parte da 50.000 euro, ma a Ovesta, visto che proprio il limite del più grande piano d'accumulo è sui 30.000, accetta l'una tantum iniziale già dai 25-30.000. E ovviamente cambiando la tariffa cambia il prezzo al grammo, poi sui piani di accumulo, essendo una gestione
diversa rispetto alla tariffa una tantum, ci sono anche altri aspetti specifici che eventualmente Non la vanno sento spiegati. benissimo. Ah, no, non la Sotto? sento molto bene, quindi ho perso qualche parola. Però parlando di acquisto una tantum, diciamo, magari anche già sapere 25.000 euro i costi, perché poi c'è il costo di acquisto, giusto? C'è la commissione, se non sbaglio, no? No, allora sulla tariffa Royal Class, che parte dai 25.000 euro, c'è un prezzo al grammo che è più vantaggioso rispetto alle altre tariffe dei piani di accumulo. Cioè la tariffa migliore, per intenderci, è la Royal Class, la differenza consiste per la Royal Class su due aspetti. Il primo è il prezzo al grammo che è inferiore. Mi scusi, Sì? la sento male, non sono riuscita a capire cosa ha detto, perché Eliana, la voce non è. Eliana, Eh? perdonami, Sì. siccome noi si sente bene, per piacere, esci e rientra, Ah, se puoi ok. farlo, capito? È un Sì. problema tuo. Sì, provo. Ehi, ciao caro, come va? Tutto bene? Sono Telegram. Ciao. Vedo che non è uscita Eliana. Sì, No, infatti, perché non. Ah, lascia. esatto. Eccoci qua. Allora, Siete eccomi. meglio? Mi sembra di Proviamo, via. sì. Allora, dunque, Proviamo. mi stava dicendo che per quanto riguarda l'acquisto una tantum, spot, non so come lo chiamate, Sì, mi una stava tantum. spiegando. Sì, stavo spiegando che la tariffa ovviamente più vantaggiosa per i clienti che propone Ovesta perché Qualcosa, sì. l'acquisto. Lo calcolate il grammo, quindi. Sì, esattamente. Dico, lo calcolate al Corretto, grammo? corretto. E Ok. il prezzo viene fissato da Ovesta ogni giorno alle ore 15 e vale fino alle ore 15 del giorno dopo. Il prezzo fissato sulla Royal Class a venerdì, e quindi che vale fino a lunedì alle 15, è di 61,96 al grammo. Quindi non ci sono altri costi, provvigioni, commissioni nascoste o come Ah. sorpresa successiva, perché Ovesta concentra il tutto sul prezzo al grammo e da quello ha ovviamente, come ogni commerciante, il proprio margine di guadagno. Certo, quindi La cosa 61,96 centesimi. esatto, sull'oro. Oh, posso Un altro. intervenire un attimo? Scusami un attimo, Prego. Walter, scusami, è un punto da chiarire, devo essere sincero anche per me. Facciamo quindi un esempio pratico. Oggi l'oro è a 58,25, ho guardato velocemente, va bene? In questo caso, Sì. per l'esperienza che hai te, qual è quindi il prezzo ipotetico di Ovesta se, per esempio, Eliana o qualcuno oggi compra l'oro? Quanto è lo spread? Lo Parliamo di spread. Royal Class, eh? Allora, la Royal Class, se vogliamo vedere uno spread rispetto al fixing, che è il prezzo Che ti ho all'ingrosso detto dei io, quello che ti ho blocchi, detto io, sì, quello che esatto, ti ho detto io, sì. c'è uno spread di circa 7 euro al grammo. 7 euro al grammo, va bene, che Esatto. in percentuale sono, lo sai, ce lo sai dire in percentuale? Circa il 10-11%. Ecco, 10-11%. Benissimo, questo solo per chiarire, perché naturalmente questa è un'azienda e deve fare il proprio guadagno e lo fa praticamente tutto in quel momento lì, no? Perché poi Walter dopo è tutto gratis sostanzialmente, sia il tuo lavoro
che il mio, è tutto gratis, giusto? Assolutamente sì, poi non ci sono spese sulle transazioni, se ci sono bonifici, vendite, non ci sono ulteriori spese. Il deposito... Quindi per essere... Ah, prego. Dicevo, quindi, per vedere se ho capito, un grammo viene a costare 65,25. No, 61,96, perché il prezzo è stato fissato alle 15 di venerdì, di ieri, e probabilmente aveva una quotazione diversa. Ah, quindi sarebbero 61,26, sarebbe circa 3 euro al grammo, allora, non 7. Rispetto ai 58? Rispetto ai 58, sì, ma questo è un probabilmente è un dovuto al passaggio al cambio di prezzo del fixing dalle 15 rispetto ad adesso. Devo dire una cosa. No, voglio dire, c'è molta differenza tra 7 euro e 3 euro. No, no, allora, no, quello che vedo io, ma non so se è il fixing, non ho la rete del computer collegato, io vedo un 55 e 80 come prezzo, non 58. Ah, 55. Vabbè, supponiamo che sia... ecco. Dunque, supponiamo che sia 55,80, anche 56, tanto una simulazione, no? Allora, 55,80 più 7, giusto? Esatto. E quindi arriviamo a 61,80 in questo caso sarebbe, giusto? Esatto. No, a 62,80. Mm-hmm. 80. Quindi un grammo di oro si pagherebbe 62,80, giusto? No, allora, il prezzo a Westa lo fissa alle 15 di ogni giorno, fino alle 15 del giorno lavorativo successivo, e alle 15 di ieri a Westa ha fissato il prezzo in 61,96 al grammo. Ok, quindi è un po' meno di 7. Io ho dato... Un po' meno di 7, Walter. Si aggira intorno a quella cifra lì. Esatto. Lo sai quello che fa un po' di confusione, secondo me? È quello che tante volte si considerano euro, tante volte si considerano dollari. Qui mi fa confusione anche a me questa cosa qui. Cioè, il fixing viene dato in dollari, però certo. Poi a Westa te parli di euro, giusto? Giusto. Questo che crea confusione. Bisognerebbe trovare una maniera nella comunicazione per tenerla costante, per evitare questi, e anche a me purtroppo, anche io sono in difficoltà perché non riesco mai a capire quando si parla di dollari e quando si parla di euro. Quindi se puoi chiarire bene bene la procedura che Auvesta segue, così si capisce se seguono, si parla di euro o si parla di dollari. Con Auvesta si parla esclusivamente di euro, perché è la valuta utilizzata in Europa, ma a dire il vero c'è un passaggio. Noi siamo abituati a guardare il fixing perché è un dato ufficiale, come abbiamo visto manipolato, ma comunque ufficiale, quello è il prezzo di riferimento che fanno a Londra, ma i prezzi che applica a Auvesta sono dei prezzi riferiti a un prezzo medio di mercato dell'oro fisico certificato, il 999,9. Questi prezzi medi di mercato non hanno una quotazione come il fixing di Londra, ma vengono date dalle maggiori raffinerie, e quindi è un dato diciamo riservato agli operatori. Oggi come oggi il prezzo medio di un grammo d'oro fino certificato è intorno ai 70 euro al grammo. Auvesta su questi prezzi applica degli sconti crescenti
A seconda delle tariffe, quindi uno sconto di 3 euro circa sulla tariffa Smart, 4,50 euro sulla Business, 5,50 sulla Premium e 6,50, 7 a seconda dell'andamento dell'oro, è lo sconto che applica sulla Royal Class. Quindi non è un ricarico sul fixing di Londra, il metodo di conteggio di Ovesta, ma uno sconto sul prezzo medio di mercato. Quindi, visto che nessun cliente, nessuna persona che voglia comprare oro, a meno che non compri il lingotto Good Delivery da 12,5 kg e direttamente da un operatore professionale che ottiene quindi i prezzi del fixing, non riuscirà mai a prenderlo a quel prezzo che voi vedete sul fixing. Lo prenderà sempre a un prezzo maggiorato rispetto a quello. E ovviamente la maggiorazione aumenta col diminuire della quantità acquistata. Per cui l'oro fisico certificato, cioè il lingottino da 1 grammo, oggi lo si trova dai 70 in su, 80 euro al grammo in su, perché ci sono anche da 80, 90 e anche oltre i 100. Se guardate in internet, un lingottino di una raffineria certificato purezza 999,9, lo trovate a prezzi, ma a partire dai 70, non, sotto non ne trovate. E quindi questo è un prezzo medio di mercato. Su questo Ovesta applica uno sconto per permettere ai propri clienti di acquistare comunque e sempre a un prezzo vantaggioso rispetto a un libero mercato. Purtroppo o per Ecco, fortuna quindi c'è un scusa, riferimento sì, che è il prego. fixing di Londra, tutto lì. No, ma Diciamo che io Patrick, riesco a scusami, questo è un punto fondamentale. Sì, scusami Eliana, perdonami un secondo, memorizza quello che volevi dire. Questo è un punto fondamentale, molto delicato, che anche per me, devo essere molto onesto, non è mai stato chiaro, me l'hai spiegato recentemente, adesso lo so, però all'inizio devo dire anch'io ho fatto fatica e temo purtroppo che la stessa fatica la facciano coloro che si avvicinano per la prima volta e che sono un po' inesperti a capire bene come funziona questa cosa qui. Quando si dice quindi dello spread, bisogna capire che così nella terminologia consueta che il cliente ti contesta lo spread, in realtà è perché purtroppo o lui non ha capito o noi non abbiamo spiegato bene questo passaggio, Walter, che ti ripeto. È stato anche per me, ti faccio un esempio chiaro, abbastanza difficile. Per esempio, se te vai a vedere le quotazioni dell'oro, usualmente oggi l'oro è a 58,23 e parentesi, ricordo che è ancora un momento molto molto buono per comprare, perché poi il trend è calato già dai 62 che era ed oltre, era quasi 63, a 58,23 voi capite che è un momento favorevole per comprarlo. Poi dopo aumenterà, perché tutti gli indicatori dicono che aumenterà. Dopo mi venite a dire che costa troppo. Però lo stesso website che sto vedendo in questo momento qui ti dà anche la quotazione in pound e ti dà la quotazione in euro. Il fatto che poi Ovesta tratti tutto in euro crea un'ulteriore complicazione nell'apprendimento del vero prezzo che uno poi acquista. Quindi a un certo punto, siccome queste cose si fanno anche proprio a un certo punto sulla fiducia, effettivamente bisogna affidarsi e con un po' di pazienza quando parlerete con Walter, perché queste sono cose tecniche, no? Di cui si occupa lui. Dovete avere proprio la pazienza di mettervi lì e ascoltare per bene tutto quello che vi dice. Capisco che è una cosa abbastanza difficile e complicata da fare, però purtroppo se dovete fare anche che voi il vostro compitino, come dovete fare, dovete avere la pazienza di mettervi lì e ascoltare per bene quello che ci ha spiegato adesso. Cioè un discorso è il fixing di Londra come parametro indicativo di riferimento. Walter, correggimi se sbaglio, però No, non dovete corretto, seguire, corretto. ecco, aspetta, ora ti spiego. Non dovete seguire quello lì è solo un parametro che è indicativo non per voi,
per noi che compriamo oro, cioè le persone normali compriamo oro, è indicativo per coloro che comprano l'oro, come può fare la raffineria con la quale si lavora noi adesso, che deve comprare un oro e deve avere dell'oro, no? Perché la raffineria, e devono avere un prezzo di riferimento. Conta per loro, cioè conta per coloro che, per le miniere che estraggono oro e che poi lo devono rivendere a un certo prezzo, come prezzo all'ingrosso alle raffinerie. Ma non è il prezzo nostro, quindi noi non dobbiamo prendere quello lì come punto di riferimento per lo spread, ma dobbiamo invece seguire quello che ci ha detto Walter in questo momento, che esiste un prezzo ovviamente al dettaglio, che si chiamerebbe al dettaglio, che è decisamente superiore al prezzo all'ingrosso, e quindi lo spread poi automaticamente cala, è evidente, no? Dal prezzo che ci fa Ovesta al prezzo al dettaglio. Ecco, vorrei che tu chiarissi bene bene questo punto, Walter, quando ne parli con i clienti o con i potenziali clienti, perché troppe volte effettivamente riceviamo obiezioni su questo spread, perché loro fanno il calcolo, vedono il prezzo che Ovesta fa il grammo e fanno il calcolo sul fixing di Londra, ma è un errore concettuale ingenuo, diciamo così, che fanno, e che però purtroppo ci penalizza nella chiarezza della, certo, nostra presentazione. Prego, Walter. Assolutamente sì, c'è anche un altro aspetto che hai giustamente citato, sì. Tu, il fixing di Londra viene definito in dollari, per cui anche la debolezza o meno dell'euro rispetto al dollaro incide poi sul prezzo al grammo che il cliente va a pagare. Però correttamente nella spiegazione, io cerco di farlo quando poi mi capita di parlare con le persone interessate a un deposito con Ovesta, e cerco di spiegare e di chiarire questo aspetto, perché effettivamente c'è una tendenza a credere che chiunque possa accedere ai prezzi del fixing, e assolutamente non è così, ovviamente. Ecco, benissimo. Eliana, prego. Scusa se... Sì, allora, scusa due se cose. Intanto volevo... No, niente, assolutamente. Due cose. Intanto volevo sapere, nel momento in cui invece uno lo rivende, perché appunto, come avete detto, uno può rivendere un lingotto o una frazione di lingotto, no? In quel caso, a che prezzo si rivende? Perché poi anche lì non so se c'è uno spread o cose del genere, cioè nel senso che qual è il riferimento nel momento della vendita. E poi l'altra cosa che volevo dire è che io ho sentito due o tre persone che hanno fatto questo acquisto, una persona addirittura online, diciamo, con un'azienda, oppure al raffinerie direttamente. E quello che io ho fatto la stessa domanda, ho detto: quanto l'hai pagato? Il fixing più un X. Quindi il riferimento che usano, almeno questa azienda, adesso non mi ricordo, che mi pare che è tedesca pure, e le raffinerie è questo, il fixing più 2, 3, 4, 5, insomma, a seconda delle offerte. Quindi il riferimento invece è proprio il fixing, non il prezzo della vendita. Il prezzo medio del mercato. No, in effetti le raffinerie... Il fixing del giorno, cioè se tu lo compri un determinato giorno, quel giorno viene applicato, diciamo, uno spread sul fixing. Questo è quello che mi è stato detto. Corretto. È corretto, è proprio così che viene fatto, perché il riferimento è comunque il fixing del giorno, e la raffineria che vende il lingotto sta vendendo un prodotto sul quale applica un ricarico, non sta vendendo, non sta fornendo un servizio completo come quello di Ovesta. Ripeto, il mio intervento è iniziato dicendo che Ovesta è partita nel 2009 pensando, con i piani di accumulo, di rendere accessibile l'oro e i metalli preziosi a chiunque. Quindi il core business, come si usa dire, l'attività principale di Ovesta non è quella di vendere il lingotto,
ma i piani di accumulo e quindi un servizio collegato che poi è stato applicato ovviamente anche agli acquisti una tantum. Ma parlare di fixing più uno spread o prezzo medio di mercato meno uno sconto è soltanto un cambio di punto di vista, ma il risultato alla fine è lo stesso, cioè che si abbia un riferimento da una o dall'altra. Poi invece per quanto riguarda il riacquisto, perché Ovesta nei propri contratti ha inserito questo diritto per i clienti di rivendere e quindi per Ovesta l'obbligo di riacquistare, e nel riacquisto, come ogni commerciante, lo spread che applica è di fatto quello che c'è dal fixing al prezzo di vendita, cioè applica nel momento del riacquisto circa questi sulla Royal Class, questi 7 euro di differenza, cioè applicando praticamente il fixing, a volte qualche centesimo in più, a volte qualche centesimo in meno. Ma orientativamente quando riacquista, acquista il fixing. Acquista al fixing. Esatto. Posso fare una Walter, domanda? E questi... Walter, Prego. scusami, scusami un Sì? attimo. No, scusate, Erika, perdona, memorizza la domanda, ho da chiedere una cosa io, Walter. Allora, devo capire bene, perché forse ho capito male io, Walter. Quando in definitiva Eliana chiedeva, ma io se poi sto oro lo voglio vendere, no? Che ho bisogno di soldi, come funziona? Allora, la risposta che si è sempre data è questa. Ci sono due possibilità. Se con Ovesta in questo caso, diciamo, siccome l'oro è nel caveau, vende l'oro che vuol vendere per realizzare la cifra di cui ha bisogno e viene accreditato sul conto. Però la cifra che viene appunto accreditata è quello praticamente del fixing di Londra, è quella del fixing del giorno, più o meno un pochettino, perché ho notato che non è proprio quello, eh. Magari ci sono 15, tante volte c'è 12, 15 di differenza e basta. Giusto? Non ci sono costi, non c'è Giusto. niente. Quindi No, no, non no, esiste nessun altro spread. costo. Non esiste spread qua, eh. Intendiamoci, non c'è assolutamente spread, ci sono costi, ci sono fee, questo che voglio dire. Certo. Nel caso invece si parlasse di oro fisico, perché intendiamoci, c'è anche molta gente che è interessata a comprare l'oro fisico. Il discorso cambia sostanzialmente e va a favore di Ovesta. Uno che ha comprato oro fisico, una certa anche quantità di oro fisico, mettiamo 25.000 euro, e lo va a rivendere, deve considerare che realizza dai 30, mi hanno detto, dai 30 a 32 euro al grammo. Quindi perderebbe quasi quasi il 40% del valore, del costo dell'oro. Quindi questo è una grandissima plus se uno vuol comprare oro comprandolo con Ovesta, perché comunque sia, come nella malaugurata delle ipotesi, lo rivende al fixing di Londra. Mi sono spiegata, Eliana? Sì, più o meno, anche se io adesso riguardo per esempio allo spread invece al momento dell'acquisto, allora dovrei capire questo, cioè alla fine questi due, diciamo, lo spread e lo sconto si devono incontrare, cioè voglio dire che se, adesso io non sono molto brava con i numeri, però se io, diciamo, se il fixing è 60 e il prezzo di mercato con lo sconto è 70, cioè il prezzo di mercato che diceva prima, che dicevate prima, no? È 70. Allora, se io ho uno spread, diciamo, compro, c'è uno spread di 5, vado a 65, giusto? Se Sì. mi fate uno sconto di 5, vado lo stesso da 70, mi fate uno sconto di 5, vado a 65, quindi è un prezzo nella media. Però se invece io ho uno spread, non so, di 3 euro, diciamo 63, facciamo un esempio, e lo sconto su 70 è di 5, io ho una differenza, cioè invece di 63, che è il prezzo medio, lo pago 65. Non so se mi sono spiegata. Quindi è vero che è la stessa cosa fare lo spread più oppure il prezzo di mercato meno, però queste due, diciamo, quantità si devono equivalere.
Allora, guarda, ti do, scusami Walter, poi memorizza il tuo commento, poi lo dici. Allora, nella realtà vale quello che faceva notare prima il dottor Manca, cioè nella realtà Ovesta offre tutta una serie di servizi che una raffineria non ti offre. Cioè, la raffineria va lì, compri l'oro e te lo porti a casa. Cioè, è una situazione completamente diversa. Ovesta ha uno spread leggermente superiore, che io non lo so, a buon senso posso dire sarà il 2%, il 3%, che poi è il suo guadagno, per tutta una serie di servizi di cui abbiamo appena parlato, cioè che ti riaccredita sul conto, che ti fa tutta la gestione, la consulenza. Walter Manca a disposizione, io sono a disposizione, che una per natura, per sua mission, una raffineria non ti dà. L'unica cosa che Ho ti può capito. dare, ti dice venga, venga, compra l'oro, mi dice quanto ne vuoi comprare e no, loro ricarica il loro guadagno, che in linea di massima, come abbiamo capito, te lo dico per Sì, esperienza, è il ho capito. 3-4%. È finito lì. Prego, Walter. Poi c'era anche Erika. Sì, Prenditi. no, in più volevo aggiungere una cosa, che il Prendete pure concetto. 2 o 3 minuti. Il Magari torno su. concetto espresso da Eliana è corretto, cioè il punto d'incontro che uno applichi uno spread sul fixing o uno sconto su un prezzo medio di mercato, il concetto è che ci si dovrebbe trovare a metà strada. Il concetto è matematicamente esatto, commercialmente non applicabile, ma non è applicabile neanche tra aziende che applicano lo spread sul fixing, cioè le raffinerie non è che fanno tutte lo stesso prezzo, ognuna farà i suoi prezzi, avrà le sue tariffe e di conseguenza il prezzo al dettaglio lo fanno le aziende come, perché sono commercianti alla fine. E lo stesso vale per il concetto diverso, cioè lo sconto. Non è detto che lo sconto di Ovesta sia inferiore o porti a un prezzo inferiore o superiore rispetto a quello che fa una raffineria. E questo al di là di quello che diceva Max sul fatto che Ovesta non è una raffineria, è un commerciante che offre un servizio che è veramente a 360 gradi. E a livello di aziende che offrono il servizio del piano di accumulo, dello stoccaggio, del riacquisto, della consegna, è credo veramente un'azienda al top mondiale. Per cui, se anche c'è qualche centesimo in più, perché alla fine si parla di centesimi, rispetto ad altri acquisti, a parità di servizio, sicuramente è tutto meritato. Ho capito. E per fare l'ultimo esempio concreto, se alla fine io compro il prezzo di mercato, cioè 70 euro meno sconto di 5 per fare cifre, e quindi pago 65 al grammo, nel momento in cui io lo rivendo, quindi vado sul portale e dico voglio vendere, la cifra che mi sarà cioè accreditata sarà intorno ai 70 che l'ho pagato? No, scusi, intorno ai 65, più o meno, sempre tenendo conto delle variazioni, eccetera, eccetera, è quello il riferimento a quel punto? No, al riacquisto e al fixing. Praticamente, allora, facendo l'esempio dei 60 e 70, se il fixing è 60, viene pagato 60 al grammo. Ok, ho capito. Sì, è chiaro. Io di Va solito bene. faccio un esempio, perché poi alla fine matematicamente torna tutto, ma è proprio come concetto che cerco di spiegarlo in questa maniera. Se uno va in banca perché ha bisogno di dollari, la banca glieli fa pagare il cambio di quel giorno più la commissione della banca per il cambio valuta. Se il giorno dopo, non dico dopo 10 minuti perché succede anche dopo 10 minuti,
Ma se il giorno dopo il cliente che ha acquistato i dollari li riporta in banca, viene preso il cambio del giorno dopo meno la commissione della banca. Quindi il margine una volta in acquisto è il fixing, chiamiamolo così, più la commissione della banca, e quando la banca riacquista è il fixing meno la commissione della banca, è quello che paga. Quindi questo è la forbice che permette il guadagno al commerciante, mettiamola così. Che sia a cavallo del fixing o sopra il fixing, l'importante è che la forbice non sia esagerata, questo è il punto. Sì, ho capito. Ho capito. Quindi a questo punto bisogna vendere quando l'oro è, come dire, ha un valore più alto. Ovviamente. Assolutamente sì, Perché diciamo che il altrimenti, concetto. voglio dire, perché il rischio è che, diciamo, io pago al prezzo di mercato meno lo sconto un tot, poi se quando acquisto al fixing il fixing sta più basso, diciamo, esce. C'è una perdita. Pronto? Non sento più Eliana. Pronto? Pronto? Non sento più Eliana. Sulla fiducia, allora faccio un altro discorso. Io dico sempre che chi si rivolge all'oro lo fa perché l'oro è un bene rifugio e quindi sta facendo una messa in sicurezza di una parte del proprio patrimonio. Se la Eliana, ci valuta. senti? Scusami, Walter. Devi uscire e rientrare se ci senti, non ti sentiamo più. Saluto Natalino e Giorgio. Anche Vale, ciao. Eliana e Isabella. Ciao, se avete domande scrivetevele. Ora appena vediamo un po' se ce la facciamo a ripristinare la linea. Allora, mi sentite? Walter, mi senti? Sì, ti sento. Io sì, ci Ecco, sono no, sì, adesso. ecco, prego, prego Eliana, finite, via, Sì. prego. No, No, allora, per quello quel che poco che ho stavo. capito perché sentivo male, non so se ho, scusami, ripeto, perché forse non. Praticamente lei stava dicendo che è una forma di protezione più che di investimento, no? Giusto? Non è Più che di che uno. speculazione, sì, corretto. Esatto. Cioè, Però è se il. anche importante non perdere, voglio dire, proprio perché è una forma di conservazione, è anche importante che alla fine della fiera non hai perso 5.000 euro, questo dico. Assolutamente sì, ed è per questo che l'orizzonte temporale dell'investimento in metalli preziosi in genere, in oro in particolare, deve essere necessariamente un medio-lungo termine. E questo nel tempo ha sempre permesso appunto di recuperare questo spread rispetto al fixing, che chiamiamolo come punto di riferimento il ricavato se si deve vendere rispetto al prezzo d'acquisto, e nel tempo l'ha sempre garantito. Però, ripeto, se l'obiettivo temporale è 6 mesi, a meno che non succeda qualcosa di veramente catastrofico per cui il prezzo dell'oro schizza alle stelle in brevissimo tempo, è difficile recuperare lo spread. Ecco perché proprio bisogna avere un punto di vista diverso rispetto a un investimento tradizionale. Qui non c'è l'interesse, non c'è una rivalutazione automatica. C'è il metallo che nella storia, nel tempo, ha sempre acquistato valore. Ma come vedete adesso, per chi ha acquistato un mese fa, adesso l'oro è calato. Quindi, visto da quel punto di vista, sarebbe un cattivo investimento, ma se l'avesse visto nel breve periodo sarebbe un cattivo investimento. Ma visto che è una protezione ed è una garanzia che ti mette lì proprio perché mette al riparo
da eventi futuri, ma soprattutto nel medio-lungo termine, quello che l'oro ha sempre garantito è stato il mantenimento del potere d'acquisto. Queste sono le cose fondamentali che altri tipi di Ecco, investimento vado, non hanno vado. dato. Sì? Sì, esatto. Dunque, allora vorrei intervenire se è finito. Finito, no? Sì, Allora, finito. dicevo questo, volevo dire questo. Gran parte di questo aspetto, come di tutti gli aspetti di cui stiamo parlando, sono trattati nel report che invito tutti e tutte a leggere sul mio sito a menteaperta.net. È molto importante, a mio avviso, seguire la metodologia che io suggerisco, che è quella di documentarsi il più possibile, di seguirmi il più possibile nei miei interventi, e i miei interventi precedenti sono caricati sul mio canale di YouTube Massimo Michele Guerrieri, e naturalmente lì, anche se sentite quegli interventi lì, anche se ne sentite 4 o 5, grosso modo poi le cose sono sempre quelle e almeno vi fate una prima preparazione. Dopodiché, vi leggete il report, sono una quarantina di pagine, si leggono anche abbastanza velocemente, sono quattro parti, ve ne leggete una al giorno e magari vi segnate le cose, le domande che non vi sono chiare, i punti che non vi sono chiari. Dopodiché mi chiamate, io cercherò di spiegarvi, di darvi le spiegazioni per quello che posso aver capito io sui punti importanti da chiarire. A quel punto, se è tutto chiaro, parlate poi col dottor Manca, aprite il conto e andate avanti. Ecco, io vedo che tante volte ci sono delle difficoltà perché non si segue questa metodologia. Allora, benissimo, io non è che voglio obbligare tutti, insomma, a seguire la mia metodologia, però se la seguite, poi arrivate a un certo punto a parlare col dottor Manca e tutte le questioni importanti saranno chiarite. Soltanto alcune piccole cose tecniche, lui vi aprirà il conto e andiamo avanti senza problemi. Perché quando invece si segue una metodologia che non è questa, spesso e volentieri, io devo, sempre, perché a volte è capitato in due o tre casi, anche ultimamente, che il cliente arriva lì, parla col dottor Manca, purtroppo ha ancora dei dubbi e poi non manda i soldi. Apre il conto e poi non manda il bonifico e tutto si ferma lì. E questo naturalmente, anche dal punto di vista professionale, come ho fatto notare, non è una cosa che mi piace tanto con Ovesta, perché sono abbastanza convinto invece che se seguisse la metodologia che suggerisco io faremmo una bella figura anche con Ovesta. Quindi Ovesta vede che ci sono state delle aperture dei conti che poi non sono purtroppo ai quali non è proprio, diciamo, seguito il bonifico auspicato. Desiderato. Allora, per quello che riguarda il discorso che faceva anche Eliana, il vero plus, uno dei veri plus di Ovesta è che male che vada recuperi il fixing di Londra, che come abbiamo visto questo non capita con tante altre aziende perché non ve la raccontano tutta la storia. La storia è la seguente, che ci sono delle fee che dovete pagare nel momento in cui volete i soldi indietro, il capitale indietro, cioè chiedete di rivendere l'oro sostanzialmente, che non vi dicono, ma la cosa più delicata di tutte, sulla quale io vi invito veramente a stare molto attenti, è che ci sono mo non molte aziende, un paio di aziende che vi danno interessi sull'oro, sui soldi che voi gli avete dato, cioè loro e si spacciano come aziende di compravendita d'oro, ma in realtà sono aziende finanziarie a tutti gli effetti, perché oro sugli interessi da che mondo è mondo non ci sono mai stati. Quindi state lontano da tutte queste aziende, perché nel momento in cui ci sarà l'ennesima crisi finanziaria, sia che sia una crisi così temporanea, sia che sia faccia parte del grande reset, no? Non avete sentito parlare, ne ho parlato anche voi del grande reset, voi perderete tutto, eh? E fate una cosa che è completamente contro la natura degli investimenti in oro, perché come ha ricordato giustamente il dottor Manca, l'oro è un investimento di sicurezza nel medio-lungo periodo. Ma state attenti, non soltanto soddisfa tutti questi aspetti qui di mantenimento del potere di acquisto, di sicurezza, eccetera, 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 ma risulta a una mia analisi, io non sono un analista, non sono un esperto di finanza, va bene, benissimo,
Però risulta una cosa che ho scoperto io, che loro dal 2000... al 2020 ha fatto 5 volte, poi è calato un pochettino, è andato a 4.6, 4.7, ma il valore è rimasto lì. Quindi immaginate qual è l'altro prodotto finanziario che vi garantisce senza rischio, senza nessun rischio, le 5 volte o le 4 che siano. Non esiste, ma nemmeno il Bitcoin. Avete visto che è successo al Bitcoin? Avete visto quello che è successo alle criptovalute? Non tenete tutti i soldi lì. Vendete le criptovalute, non state lì a aspettare con la speranza che poi riprendano, si riprendano anche il Bitcoin. Non si riprenderanno assolutamente nulla, non riprenderanno più. Vendete tutto e investite, questo è il mio suggerimento, investite in oro. Adesso il prezzo è molto buono, no? È un ottimo momento, ma poi aumenterà di nuovo e poi dopo viene fuori che l'oro è troppo caro. Quindi una volta che voi avete fatto il vostro compitino, fatto tutte le vostre analisi e acquistata la sicurezza necessaria di cui effettivamente abbiamo tutti bisogno prima di affidare i nostri risparmi ad un'azienda, a quel punto potete andare avanti tranquillamente senza particolari difficoltà e senza particolari remore, perché, come ho detto tante volte, per quello che so io, Auvesta è l'unica azienda che è configurata, non l'azienda stessa Auvesta, ma si appoggia a dei cavò che sono configurati come fondo fiduciari, dove l'FBI, la finanza e tutte queste polizie internazionali, Interpol, queste polizie non possono nemmeno accedere, perché senza un pass speciale nemmeno un senatore del Senato americano, degli Stati Uniti, hanno potuto fare a Fort Knox, che è un altro fondo fiduciario probabilmente, dove la Federal Reserve dice di tenere i soldi degli americani, che poi non sono soldi americani ma sono soldi della banca stessa, che è una banca privata. Vedete com'è complicato le cose? Cioè, le cose non sono mai purtroppo come ce le raccontano. Bisogna fare un certo tipo di lavoro nella speranza poi di andare, di aver capito, di andare nella direzione giusta. Quindi, anche in conclusione, anche l'oro nel medio-lungo periodo diventa un ottimo investimento. Se considera che è esentasse, non ci sono tasse sull'oro, che non si deprime, cioè l'oro è sempre oro, non si ossida, non si altera, eccetera, e che non è sicuro, doppiamente sicuro, sia dal fondo fiduciario sia dal punto di vista della sicurezza e cavò, perché i cavò sono ovviamente assicurati, come ho detto nell'ultimo intervento fatto. Se Eliana non ha altre domande, credo che ci sia Erika, se è sempre in linea, che voleva dire qualcosa. Prego, benvenuto Riccardo. Prego, Eliana, continua pure se hai un'altra domanda. No, volevo fare una piccola osservazione più che una domanda. Secondo me un po' dipende dal fatto che chi, adesso diciamo lasciando da parte il piano d'accumulo che... Non ti si sente più, Eliana, la sentite? Capire poi nella concretezza reale che cosa succede, quali sono i costi, non i costi. Quindi uno magari investe una cifra più piccola e poi magari una volta che ha capito bene nella concretezza il funzionamento può investire una cifra più grande. In realtà questo non è una grande cifra, però neanche poco, 25.000 euro. Quindi siccome sono tutte cose che poi si fanno online, telefonicamente, magari diciamo può esserci una resistenza da parte delle persone a fare un'operazione diciamo che ha una certa consistenza. Ho sentito a spizzichi, ma immagino il senso fosse, Eliana, appunto...
Eliana, non ti si sente più. Devi riuscire a rientrare, purtroppo. Però si è capito, grosso modo, quello che stai dicendo. Se posso, Walter, anche io credo di aver capito. Ed è ovviamente ovvio e giustificatissima la situazione di incertezza, no? Che si crea perfettamente. Però quello che sto cercando di dirvi è che questa incertezza, secondo me, scompare nel momento in cui voi vi documentate bene, perché poi qual è l'alternativa? Tenere tutti i soldi in banca? No, qui si parla di diversificazione. Non vi sto suggerendo di mettere tutti i vostri risparmi in Augusta, no, è un concetto dal punto di vista finanziario che non va bene. Vi suggerisco di prendere una parte, in questo caso il minimo che si può fare è 25, ci si può fare anche 20, non ve lo dovrei dire, può fare anche 20, eccezionalmente, bene. Non vi ho detto niente però, e metterli al sicuro, perché sono veramente messi al sicuro. Ecco quello che è il ragionamento che si deve fare. Erika, prego, vedo che Eliana forse ha difficoltà di linea. Volevi fare una domanda? Mi sentite adesso? Perché sono mi sentite? Sì, sì. Okay, adesso Eliana, sì. Prego. Va bene. Prego. Sì. So, io nel frattempo ho dato risposta. Sì, sì, sì. No? Mi dici dicendo, soltanto il numero, sì, il numero su YouTube, diciamo i tuoi video, Massimo Michele Guerrieri? Sì, mi dovresti trovare subito. Ok, sì, sì, no, infatti stavo cercando adesso, sì, grazie. Ci sono le varie playlist, no? Sì. E cerchi quella sull'oro, che sì. Poi mi occupo anche del piano B, piano C, no, per la Tanzania, e lì trovi tutti gli interventi. Se ne ascolti 4 o 5, grosso modo le informazioni sono sempre quelle. Perfetto. Poi ti leggi il report e sei a posto, hai chiarito tutte le cose. Poi decidi dove comprarlo in libertà. Certo. Benissimo, grazie. Prego. Allora, ricordo, breve parentesi, che siamo in condizione anche di reperire oro sfuso per chi vuole mettere in casa un po' d'oro, magari 5-10 mila euro. Siamo in contatto con una raffineria di Valenza, si chiama AZ Metalli Preziosi. La procedura è prima contattare me, si decide per bene quello che volete. Dopodiché io passo l'informazione alla raffineria e fate tutto con loro. Se abitate in zona la potete visitare direttamente oppure vi mandano l'oro a casa. Io mi sono raccomandato di avere prezzi i più competitivi possibili. Per quello che mi riguarda sono, se non i più competitivi, tra i più competitivi, soprattutto per piccoli quantitativi. Noi, io non ci guadagno praticamente niente, né Walter manca, però siccome ci interessava offrire un servizio dalla A alla Z, abbiamo, guarda caso le coincidenze, trovato un'azienda che si chiama proprio AZ. Non si dice coincidenze della vita. Prego Erika. Sì, volevo fare una domanda al signor Manca, che forse ha già detto in altre dirette, ma adesso già non ricordo più, nonostante io abbia preso appunti. Dopo i 25.000 o 20.000 il conto, questo VIP, non mi ricordo come si chiama, quali sono le spese poi per mantenimento o fuoriuscita o così, insomma in maniera riassuntiva, ecco. Sì, allora molto brevemente, anche perché come dicevo prima Augusta ha scelto questa politica di non applicare spesucce per qualsiasi cosa venisse fatta all'interno del portale e così via, e quindi Max? Non sento Max? Vado avanti. Allora, l'unico costo che c'è è quello dell'assicurazione dello stoccaggio nei depositi assicurati e stoccaggio garantito al 100%, che è dello 0,025% del depositato al mese. Tutto lì. Questo sulla Royal Class, eh? Sì, esatto, volevo sapere. Grazie mille. Prego. Max, non sentiamo più niente, eh?
Allora, sono tornato, eccomi qua. Eccoti qua, sì. Sono in linea, allora volevo accennarvi, ci sono altre domande? Allora, se ci sono altre domande, ci pensate magari, siamo qua e facciamo ancora un quarto d'ora, 20 minuti. Devo dirvi delle cose sulle lamine in oro, tanto per chiarire. In passato ho fatto un intervento nel quale ho detto sì sì, va benissimo, le lamine in oro è una cosa molto comoda, molto utile e sotto questo punto di vista va bene, però io non ci investirei più di tanto, mi sono dimenticato di dirvi questa cosa qui, magari una lamina massimo due. Walter, hai un'idea di quello che può costare una lamina di queste qui di cui si parla, di che grammatura si parla? No, a dire il vero, le lamine di solito possono arrivare, partono da un grammo e arrivano anche a 100 grammi di lamina, ovviamente con delle dimensioni importanti, ma non ho idea di quanto possa. Allora, benissimo, benissimo, benissimo. Allora, mettiamo il caso che anziché monetine, per comodità decidete di comprare le lamine. Sai per caso se la Z vende queste lamine qui? Io non ho ancora controllato. Mi pare di no. Allora, vediamo, facciamo il caso che voi compriate queste lamine. Se queste lamine non le comprate nell'azienda che raccomandiamo noi, e non so se saranno a disposizione, noi non garantiamo niente. Cioè, loro, tra virgolette, di questa Z qui è 99.99 garantito dalla Banco Metalli stesso, dalla raffineria stessa, di cui noi siamo tutti certi. Queste cosettine invece che magari vi trovate un po' in rete così, non è detto che siano 99, tenete presente che non tutto l'oro è 24 carati, esiste l'oro anche da 14 e 12 carati, È chiaro che costa la metà. E quindi voi rischiate di prendervi delle fregature assolute. Quindi state attenti, state molto attenti soprattutto a chi ve lo vende. Quindi non è che io non sono né a favore né contrario. Secondo me l'oro va comprato a 24 carati e basta, questa è la mia impostazione di base. Se poi volete comprare una laminetta o due piccolina, non credo che sia la fine del mondo. Però sempre tenendo presente e chiedendo il certificato di 24 carati, perché chi vi vende l'oro rilascia sempre un piccolo certificato di garanzia, ricordatevelo, se non ve lo rilascia vuol dire che non è oro. Poi l'altra cosa che vi voglio dire riguardo uno dei pericoli più imminenti che io vedo, siccome si parla anche di moneta, riguardo a un possibile blocco dei trasferimenti di denari all'estero. Quindi ci saranno problemi sia per quello che riguarda i prelievi al Bancomat, l'ATM, Bancomat, con dei limiti che, non so, potranno essere limiti settimanali o mensili di prelievo, o anche giornalieri, sia per i trasferimenti di bonifici. Ora, uno che deve fare un'operazione di questo tipo qui, come abbiamo visto, il conto minimo è 25.000 euro. Immaginate una situazione nella quale ti dicono no, te più di 5.000 oppure massimo 10.000 euro al mese non puoi trasferire. Che può capitare una cosa di questo tipo, soprattutto per noi cittadini comuni, perché poi l'elite trova sempre la maniera, no, di esportare capitale, insomma, attraverso altri canali. E quindi questo potrebbe rappresentare un limite, ma soprattutto potrebbe essere un limite quello delle esportazioni fuori dalla comunità europea. Ora qui non parliamo di piano B o piano C, però dovete immaginare, ci sono tanti investitori, no, che vengono qua a investire in Tanzania, perché è uno dei paesi più appetibili per tutta una serie di ragioni in questo momento. Stanno avendo un grandissimo successo sotto questo punto di vista. Gli investimenti credo che siano aumentati del 44%, 45% rispetto agli anni passati.
Quindi diciamo che i parametri in questo paese stanno quasi quasi, dal punto di vista anche turistico, ritornando alla normalità. Immaginate uno che deve venire qua a fare l'imprenditore o semplicemente a partecipare al piano B e deve, mio, quello organizzo io, e deve comprarsi una casa o deve trasferire dei soldi e non lo può fare. Se invece questi soldi sono stati preventivamente investiti in oro, quindi sono in Germania, siccome Aovesta non fa parte del circuito interbancario mondiale, possono e non ha limiti, può trasferire i soldi che volete, quindi ricomprando, rivendendo oro, secondo me si capisce, e come si dice, riaccreditare i soldi sul conto corrente dove volete voi, può essere anche, ma non con nome di conto corrente in Svizzera, perché la Svizzera è sempre lì, a livello bancario la Svizzera purtroppo è spiegata nel regole, oggi segue, dal 2006-2009 segue le regole di inchinare alle sovrastrutture, quindi non cambia niente. Ci sono delle alternative dove dalla punteria potete aprire un conto corrente in Asia, però io non è, oppure online. State attentissimi a queste aziende, a queste wallet online, digital wallet online, perché i soldi vi riprendono facilmente, però quando poi li dovete ritrasferire o dovete riprendere, eccetera, ricreano un sacco di problemi, come è successo a Andrea. Andrea aveva questo conto qui con Wise, una banca originariamente inglese, ha messo gran parte dei soldi lì, è andata ad aprire il conto con Aovesta, non ha potuto comprare l'oro perché ha avuto grosse difficoltà nella verifica, perché ogni tanto le banche, soprattutto quando operi all'estero, operano all'estero, ti chiedono le verifiche. Io stesso frequentemente devo passare la verifica con la mia banca, la Chase Bank di New York, presso la quale sono cliente da 23 anni. Ogni tanto deve c'è la rottura di scatole, devo la verifica, storico. Devono sempre verificare le cose ovvie. Hanno il mio ID per il cellulare, ce l'hanno per il computer ormai da più di tre anni, eppure ti devono fare la verifica. Quindi quella cosa che a me preoccupa di più non è neanche il discorso prezzo dell'oro che va su, oppure magari le problematiche di cui abbiamo parlato, è che ti pongano le banche, ti pongano il limite e ti dicono no, da oggi te non puoi trasferire questi soldi, e quindi ci vorranno 3 mesi magari per aprire un conto corrente banale come questo. State attenti a questo, quindi si parla di diversificazione. Ci sono buongiorno Natalino, benvenuto, anche Vale, non so se vi ho salutato. Avete per caso delle domande? Facciamo gli ultimi 10 minuti e poi oggi si chiude. Mi sentite? Sentite, sì. No? Walter, mi senti? Sì, sì. No? Benissimo, allora via un po' di coraggio, avete altre domande? Se non c'è nessuno, io guardo, proprio perché a volte sento male, quindi perdo pezzi di discorsi, non ho capito bene come il fatto di Aovesta metterebbe al riparo da queste eventuali limitazioni sui conti. Scusami, ma non sono riuscita purtroppo a sentire. Ho capito che parlavi di quello, però non ho... No, te lo rispiego. Allora, Aovesta non... Aovesta, per quello che riguarda i bonifici in entrata e in uscita, ovviamente deve seguire le regole dei SWIFT, sì, le regole bancarie, mm-hmm, però non è una banca, quindi nel momento in cui te compri su Aovesta, te esci, fai uscire i soldi, che ricordo non sono nostri, sono della banca, e comprando oro, che in quel caso diventa proprio tuo a nome e cognome, quindi nessuno te lo può, questo si chiama transustanziazione della moneta, se vuoi, dell'oro, perché ti trasformi della moneta che ha un valore formale, un valore diciamo quello che c'è scritto sopra la banconota, in oro vero. Questa operazione si chiama di transustanziazione, e sono stato, credo io, il primo a parlarne nella trilogia e a parlarne adesso in pubblico. A quel punto te hai pieno possesso dell'oro e te lo trasferisci dove vuoi. Te sei libera di andare all'estero, prendere magari una residenza all'estero se ne hai bisogno, e te lo trasferisci sul conto corrente come faccio io adesso. Quando ho bisogno di un po' di soldi, io chiamo, vado sul sito di Aovesta, vado nella pagina vendere,
decido la quantità dei soldi di cui ho bisogno, vendo un pochino d'oro oppure platino, argento, palladio, a seconda, perché c'ho una cupola, c'ho il 50% d'oro e poi c'ho il 10% di palladio e di platino e 5% di argento, perché ho questa, da questa opzione, no? All'interno di questi quattro metalli decidete le percentuali, definisco l'importo che voglio e ho questa, addirittura se faccio l'operazione la mattina presto, il giorno stesso mi accredita i soldi sul mio conto corrente alla CDBR Bank a Dar es Salaam. E io vado con l'ATM il giorno dopo e ritiro i soldi. Più facile di così? No, sì, però bisogna, non c'è niente che può, non c'è nessun intervento. Dimmi. No, questo implica aprire il conto in un altro paese, perché se il conto è in Italia sarai... No, sono due aspetti diversi. No, sono due aspetti diversi, te lo spiego. Le limitazioni sono in uscita, mica in entrata. Gli stati hanno sempre bisogno di soldi, non ti metteranno mai una limitazione a riportare i soldi, assolutamente no. Però ce l'hai come se fosse in una zona franca, per cui te ne puoi disporre come vuoi. È una bella differenza. Ho capito. Ecco. Sì. Bene, grazie. Altre domande? Prego, altre domande? Allora, per tutti coloro quelli... Ecco bene, Ivana. Ciao Ivana, come stai? Tutto bene, mi senti? Sì, Ivana, tutto mi bene, senti? Grazie Max, tutto bene. Tutto bene? Vuoi dire qualcosa? Sì, sì. Ivana ha fatto, nel mese di dicembre, ha fatto Ovesta. Non so, se vuoi intervenire, prenditi pure un minuto o due. Vuoi dire la tua esperienza con Ovesta? Parlane pure, mi fa piacere. Come credi, senza impegno. C'è anche Isabella che ha fatto già... Dimmi. Non so se mi sentite. Mi sentite? Sì, sentiamo. Ok. Allora, no, prego, ma come ti ricordi... Ci siamo scambiate un po' di mail perché io sì, ho contattato questa, però poi ho deciso di non aprire il conto perché avrei aperto... Sì, molto bassa. Più di così non riesco, mi dispiace. Sì, prego. No, perché allora io non avendo grandi possibilità economiche avrei acquistato poco oro. E l'apertura del conto è su 700 euro e quindi sì, per me è una spesa troppo grande. Scusami, perdonami Ivana, cancello tutto, perdonami, sono confusa con un'altra cliente. Va bene. Abbi pazienza. Niente. Però, scusami, non ti voglio tagliare, continua. Oh, è questo un po' quello che ci eravamo anche scambiati, ti avevo anche scritto le mie motivazioni e quindi mi sono fermata, ecco. Poi tu mi hai detto che c'è la possibilità di comprare delle monete e quindi adesso appena mi decido penso che mi rivolgerò a quella possibilità. Carica. Ivana, mi senti adesso? Ti sento, Ivana? Basso, ma ti sento. Ecco, no, dicevo, benissimo, sì, mi ricordo perfettamente la situazione, ti dicevo, noi siamo a disposizione, quando siete pronti, siamo qua, va bene? Bene, grazie. Prego. Isabella, hai sentito quello che dicevo? Se vuoi dire qualcosa, brava, grazie. Vuoi dire qualcosa in base alla tua esperienza, prenditi pure un minuto o due, se sono problemi. Prego. Grazie, dottor Max. Io sono molto soddisfatta, nel senso che ho fatto questo acquisto a, mi ricordo più, forse novembre, al mese di novembre. Sì, fine novembre. E la quotazione era ancora più bassa, quindi mi è andata anche bene, perché adesso è un pochino già aumentato il valore. Io ho fatto un piano d'accumulo, quello più grande, da 30.000 euro come massimo. Ho fatto un piano d'accumulo perché
ero in un periodo di transizione su tutto, nel senso che stavo smettendo di lavorare, però sapevo che per un certo periodo non avrei avuto la liquidazione della rendita, che deve peraltro ancora arrivare perché ci impiegano poi qualche mese, no? In questi passaggi di transazione tra la fine del lavoro, il prepensionamento, c'è un po' di burocrazia, un po' di tempi lunghi e dovevo anche un po' decidere, vedere nell'ambito familiare, no? Come muoversi e come muovermi. Avevo appena comprato un alloggio per mia mamma, insomma, quindi avevo un po' di incertezza. Ho preferito fare un piano d'accumulo e con un acquisto iniziale di 5.000 euro e poi naturalmente è comodissimo perché puoi versare anche molto più. Il piano prevede il versamento mensile di 100 euro, ma puoi versarne anche molti di più, non c'è limite. Infatti ho fatto dei versamenti maggiori perché così in questi mesi avevo della disponibilità. Però lo trovo molto molto comodo e poi trovo effettivamente molto trasparente il sito di Auvesta perché c'è veramente tutto documentato, tutto molto chiaro, molto leggibile e come dire, ho controllato in questi giorni, ho dato un'occhiata per esempio all'acquisto di monete, ho visto che anche lì c'è tutto, sulle monete d'argento è esposta l'IVA, è esposto già anche il prezzo di riacquisto addirittura, quindi veramente è tutto molto chiaro, molto trasparente. A me sembra un'azienda estremamente seria e sono molto contenta, ecco, di questa operazione che ho fatto. E adesso non lo so se i miei figli saranno anche loro interessati, magari così, perché a me piacerebbe anche, perché sicuramente è importante avere un po' d'oro, un po' di metalli preziosi, perché finora sono l'unica, come dire, l'unica possibilità di mantenere invariata nel tempo il valore dei beni, ecco. Credo, adesso non vorrei dire sciocchezze, ma credo che loro stia veramente pensando alla storia di tutti i miei investimenti. Nel tempo loro è stato sempre l'unico bene che ha mantenuto il proprio valore, no? E dove vuoi investire oggi se non investi in oro? Dimmi. Ma guarda, stiamo studiando, stiamo analizzando l'oro verde. Sai che sabato scorso ti ho detto non posso partecipare perché facevo un webinar e era un'analisi sul mercato. Prego. No, Io vi dimmi. chiedo scusa, ma non sento più nulla. Dimmi, Forse sono vai. io che. Oh, credo ci sia stato un ritardo per cui vi siete incrociati. Ah, allora, no, dicevo, stavamo analizzando, ma questo con dei miei amici. Così appassionati di investimenti e che si spulciano le aziende che hanno questa passione, il mercato della cannabis in America in vista di aggiornamenti, come dire, di sviluppi di legalizzazione legati soprattutto all'aspetto medicale. E allora loro hanno fatto un'analisi, mi hanno fornito tre o quattro aziende americane che stanno lavorando su quell'aspetto lì, soprattutto per la parte medicale, ma anche per la parte così di ricreativa, diciamo, no? Un po' come le sigarette, eccetera. E mi hanno individuato due o tre aziende su cui mi hanno consigliato di comprare qualche azione, perché è imprevisto. Ovviamente è un investimento a rischio questo, e quindi bisogna metterci poco, non tutto il proprio capitale, ma sembra che sia l'oro verde, ecco, che sia una possibile evoluzione, pensando che anche in Germania forse si va verso una legalizzazione o verso una maggiore apertura dal punto di vista della normativa dei singoli stati, si pensa che sia un mercato abbastanza interessante per il futuro, ma per i prossimi anni, da vedere come un investimento a lungo termine, 4-5 anni, perché se cambiano le normative, poi chiaramente le aziende dovranno strutturarsi, quindi però ci sono due o tre aziende in America che già si sono
attrezzate, diciamo, per rispondere poi a queste esigenze di mercato, e se va bene potrebbe essere quello che chiamano l'oro verde. In effetti la canapa ha moltissime proprietà, moltissimi utilizzi, e in campo medico soprattutto, ma poi anche addirittura nel settore tessile, nel settore edilizio, cioè volendo potrebbe essere un mercato molto molto interessante. Mi taccio, scusate se mi sono dilungata. Prego, 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 mi sentite, vero? Prego Isabella, anzi è molto interessante quello che stai dicendo, è una cosa che conosco abbastanza bene, perché avevo un cliente che aveva fatto degli investimenti in California, in quel settore lì, e lui era tutto entusiasta di questa cosa, e va bene, quindi lo conosco abbastanza bene, l'hanno legalizzata anche in quasi tutti gli stati, non tutti, non tutti, però insomma, siccome ci sono grossi interessi anche farmaceutici dietro, e allora probabilmente può essere legalizzato, insomma, anche in altre nazioni. Benissimo, ti ringrazio comunque della testimonianza. C'è nessun'altra che vuole intervenire? Ecco, allora, se non c'è nessun altro che vuole intervenire, io, anche perché c'è un problema di connessione, chiuderei la trasmissione qui. Per oggi abbiamo detto abbastanza. Ricordo Patrizia, insomma tutti coloro che mi vogliono contattare, io sono a disposizione. Prendiamo un appuntamento, è sempre meglio fare un appuntamento, mi mandate un messaggio veloce e poi ci sentiamo. Definiamo un nome. Ora ci sentiamo. Non ho sentito tantissimo, ma faccio i miei saluti a tutti quanti e auguro un buon fine settimana. Va bene. Grazie, grazie a voi. Grazie a tutti. Grazie, buona grazie. Giornata. Grazie, buon weekend. Voi. Grazie. Buona giornata. Buon fine settimana. Buon fine settimana a tutti, ciao e grazie.